Ok, Lorenzo, questo è per te. Comincio così, è un po' strana la cosa, nel senso che non sono organizzato, sto imparando, quindi sei da capo, come dici te. Ma comunque voglio fare una serie di lezioni e non dovrebbe essere qui, questa è la prima lezione. Ma oggi cercherò di fare questo e poi cerchiamo di aggiustare basato sulle tue domande e per migliorare queste cose. Intanto imparo a usare il software e tutto quanto e sto cercando di capire come si fa. E quindi oggi cosa voglio coprire? Voglio coprire le scale, le modalità, i mods, quali sono le differenze, detto così, basato sulla teoria che viene dai greci, i primieri teorici grechi. E tu hanno introdotto il concetto di tetracordo e parliamo di tetracordo, ma che non è un accordo, sono una serie di note di 4, tetra per 4. E le scale, le modalità, quali sono le differenze? Vedremo questo anche. E come usare i tetracordi, 4 tipi di tetracordi specificamente per suonare qualsiasi scala in qualsiasi modalità nel contesto delle scale maggiori, minori e le modalità che si chiamano church modes. Ci stanno ancora di più di questo qua, però questo copre una grande gamma di scale. Quindi vediamo un po'. Adesso andiamo a vedere un po' di analisi e guardiamo qua. Dovresti vedere un Excel e quindi qui approfitto di questo cosa per spiegarti i modi e forse dovrò fare transizione to screen capture 2 where you can see no screen questo non c'ha tutte e due perché sta qui questo questo non deve stare. Aspetta un attimo, giusto? No, mi fare così. Aspetta. Andiamo qui, stiamo registrando, andiamo all'Excel e potresti anche vedere le mie mani, almeno una mano io dovrei. Quindi, le scale e i modi church modes. Le scale sono, in genere parliamo di scale maggiori e minori, sei familiare con questo. Ma in realtà le tonalità nella musica, per esempio se c'è una musica scritta in Do, non c'è, e quindi è in Do, noi abitualmente parliamo che, ok, che musica è? Questo qui è in La minore, non c'è una chiave in La minore. Quello che devi capire nella musica, qua c'è, sarà scritto praticamente in Do. Quindi ci sono in questo caso dei relativi minori di qualsiasi tonalità. E quindi ogni relativo minore è una terza minore più bassa. Do, da, ok? La scala di Do comincia da Do, la scala di La minore comincia da La. Adesso, qua e qui. Perché c'è un relazionamento tra queste? Perché le note della scala di Do sono le stesse note della scala di La minore, dove la differenza è che
la tonalità è do o la minore, quindi the tonal center, centro tonale della musica è o do o la minore. In altre parole, in parole semplici, normalmente significa che se c'è un sapore maggiore dove la centrale tonale è un do, o in la minore c'è un sapore minore dove la tonalità finisce in do, ma le note che usano sono le stesse. Quindi, per esempio, do. Comincio con Do, ogni scala, c'è cioè il nome, ogni scala comincia e finisce con la stessa nota, quindi viene il suo nome, per esempio scala di Do maggiore che abbiamo fatto. Spero che si veda la mano, perché no? Non so, ma si vede la mano, ma sì, queste sono le cose tecniche. Facciamo più di nuovo qui. Ma c'è un gatto qua. Ok, facciamo di nuovo qui e vediamo se si può tornare. Quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol. Invece, quindi, la tonica centrale è Do, scritto in Do. Quando vedi la musica sarà la chiave di Do. Se invece è la minore, è la stessa chiave, usando le stesse note, però partendo dalla nota di La, quindi nota di La è una terza minore qui più basso. L'intenzione della cosa è quando è che la tonalità centrale è La, quindi dentro la musica si deve, una frase finirà con La. Sapore minore, no? Capisci? Quella nota non entra, fa parte della scala minore armonica, però ne parleremo dopo. Do invece, facciamo esempio in Do. Vediamo i tetracordi. I tetracordi sono una serie di quattro note. Viene dall'origine della musica dei greci. Ricordiamoci che i greci non avevano un modo di notare la musica, ma ci sta un sacco di teorie. Comunque, vediamo queste quattro note. Nel modo ionio, che è la scala normale, scala diatonica normale, è La, è questo qua, è a scala minore, è Ionio, solo per teorizzare. Adesso se guardiamo qua, questi sono i diversi modi. Una maniera di pensare a questi modi, usando solo le note di Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Do, questo è Do Ionio. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Nel piano le note bianche. Se cominci le note bianche dal Re, è il Dorian mode.
Se cominci dalle note bianche sul piano, dal mi, è il Phrygian mode. Se cominci, mi sa che i modi qui non sono completamente certi. Penso che questo mixology mai qua. Ah, devo controllare. Vabbè, lo aggiusterò. Il prossimo modo è mixolydian. Cominci dal fa. Poi è lydian e invertito. Qual è il discorso? Il discorso qui sono le stesse note, ma la tonalità centrale è la nota iniziale, sol. Aeolian è la prima. E Lokian vai cominciando dal Si. Non cominciamo qui. Questo è il modo meno usato. Adesso parlando dei nodi più usati, meno usati. Veramente quelli più usati di questi, e poi ci stanno molto di più, chiaramente. Però queste sono le basi di tutto, veramente. Come puoi vedere, ci sono modi maggiori e minori. E quindi, cosa rende il modo minore e maggiore? È la terza nota della scala. Ionian, la terza è un terzo maggiore. Sei un gatto. Poi, Dorian è minore perché la terza è minore. Il Phrygian, la terza migliore. La Lydian è maggiore. Lo Mixolydian, no, è invertito, devo vedere. È sempre maggiore. No, è sempre maggiore. Vabbè, cominciando dalla nota, se per esempio. Aeolian. Terza minore. E Lokian, cominciamo di nuovo per essere chiaro. Se fosse Do, Ionio, Re, Dorian, minore, Mi, Phrygian, Fa, Lydian. Terza è maggiore. So, mixolydian. La, aeolian. Terza minore. E qui, ok, minore. Adesso, vediamo un po' come si fa. C'è un gatto che sta facendo un casino. Che stai a fa? Dice. Lasciamo perdere. Quindi, queste sono tutte le note bianche. Come hai visto, sposti do dopo Dorian Re, eccetera. Quindi, se vuoi avere Dorian in Do, devi sempre cominciare da Do, ma con gli stessi intervalli. Quindi, ci sono quattro tipi di intervalli di tetracordi. Basato su questo schema di intervalli che ti darà la possibilità di imparare tutti i modi. Prima di fare questo, diciamo, qual è la differenza di un modo e una scala? La scala è veramente la scala è quella cosa base. In effetti tutti i modi sono scale, ma c'è un sapore derivati da una serie di note. Dalla scala principale che dà la chiave. Per questo non c'è una chiave di Do Dorian.
non c'è una chiave, c'è chiave di Do, c'è chiave, non c'è un chiave di La minore, c'è un chiave di Do. Quindi i modi sono diversi modi di usare le stesse una serie di sequenze di note in quella tonalità, ma basandosi su quello principale. Quindi vediamo i quattro tetracordi, i tetracordi che ti spiego. Intanto, nel Do, Do Ionian è formato da una serie, sì, è una scala simmetrica perché prende questa sequenza, un tono, mezzo tono, e lo ripete diviso da un tono. Quindi sono uguali, guarda qua, li puoi vedere meglio qua. Do, re, mi, fa, re, mi, si, do, no, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Intanto, imparando questo, basta che ti impari questo. Riesci a fare tutte le scale in maggiore basato su queste quattro note, perché qualsiasi, da qualsiasi punto che parti, metti un tono e mezzo e ripeti. E la stessa cosa vale per gli altri. Allora, vediamo come è formato la scala doriana. Partendo dal re. E questo è il tetracordo. Ma partiamo dal do, per essere chiaro. Do, re, ri, fa. Poi diviso da un tono e ripeti. Parti da qualsiasi parte. Quindi questo qui è il secondo tipo di tetracordo. Questo. Terzo tipo è di Down frigge, diviso da un tono. Forse ho sbagliato. Sì, non ho sbagliato. Dai, in qualsiasi parte. Il problema della chitarra che è qui, che non sono tutte quarte e qui c'è una terza maggiore. Quindi ti devi abituare a questo. Ionia. So those are the thing. Then, la prossima è l'ultima. È questa. E quindi con questo qui si usa questo solo nel modo Mixolydian e Locrian, perché è un tetracordo, è un intervallo di una quarta, è chiamato. Quello che è vietato nella musica. Comunque, sto vedendo che questo qui sta durando troppo. Voglio terminare qui e voglio rivedere come sta andando. Grazie. Comunque, e poi c'è il cibo.